Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Se sei pronto per un'esperienza emozionante, allora questo video fa per te. Preparati per un viaggio emozionante tra le incantevoli isole di Zante e Cefalonia nel Mar Ionio. Scoprirai quale di queste due meraviglie è la migliore, mentre ti immergerai in esperienze uniche e indimenticabili. Non perdere neanche un istante di questa narrazione avvolta dal mistero e dalla bellezza dei paesaggi. Preparati a vivere l'attesa e ad abbracciare l'ignoto, poiché il sipario si sta per alzare su questa straordinaria avventura. Zacinto. La vivace cittadina di Zacinto, capitale dell'isola, si trova al centro della costa orientale di Zante e si affaccia su una delle baie più belle dell'isola, bagnata da un mare turchese. Il centro storico di Zacinto custodisce diversi edifici in stile neoclassico, grandi piazze e palazzi pubblici ricostruiti dopo il terremoto del 1953 che ha distrutto l'antico impianto urbanistico. Oggi è una località moderna e vivace, ma non mancano le testimonianze del suo ricco passato, prima tra tutte la fortezza veneziana che domina la città dall'alto di una collina. In precedenza la città vantava soprattutto un'architettura in stile veneziano, francese e inglese, le tre popolazioni che dominarono l'isola nelle varie epoche, di cui fortunatamente sono sopravvissuti alcuni esempi. Molto pittoresco il porto e particolarmente belle le chiese ortodosse della città. Merita una visita la chiesa di San Dionisio, dedicata al santo patrono dell'isola. Un'icona architettonica con una cupola d'oro e magnifiche decorazioni e affreschi. Le vie delle shopping e del divertimento di Zante si trovano intorno a Piazza Solomos e vicino alla chiesa di Agios Dionysios. A Zacinto si trovano diversi musei interessanti dove ammirare meravigliose opere d'arte. Spiaggia di Navagio. La spiaggia di Navagio è una delle attrazioni più spettacolari di Zante. Chiamata anche Shipwreck o la spiaggia del relitto, si trova sul versante nord-ovest dell'isola di Zante nei pressi del villaggio di Anafonitria. Prima del naufragio della nave che si trova arenata sulla spiaggia, era nota con il nome di Agios Georgios Tragremma o meglio San Giorgio delle Scogliere in quanto sulle falesie c'è un monastero dedicato al santo. Si tratta di una piccola baia con un arenile di piccoli sassolini bianchi, circondata da alte scogliere anch'esse di colore bianco, bagnate da un mare che sembra quasi surreale di un azzurro intenso che contrasta fortemente con il paesaggio circostante. L'immagine di questa spiaggia è diventata il simbolo di Zante ed è una delle mete più fotografate al mondo. Blue Caves. Proseguiamo il nostro percorso attraverso le suggestive grotte blu. Le grotte blu sono una delle attrazioni più famose di Zante. Situate sulla costa nord-ovest, tra il porto di Agios Nikolaos e Capo Schinari, le grotte blu consistono in una serie di grotte e archi naturali che terminano nella grande grotta detta Megalis Pilia e nella piccola grotta chiamata Micris Pilia. Il loro nome trae origine dai particolari riflessi che l'acqua assume al loro interno, un fenomeno molto simile a quello della grotta azzurra di Capri. Queste caverne naturali, create dall'erosione dell'acqua, sono un vero spettacolo per gli occhi. L'incantevole gioco di luci e ombre, unito ai riflessi dell'acqua, crea un'atmosfera magica e surreale. Godetevi il panorama mentre viaggiate in barca attraverso questi affascinanti labirinti sotterranei. Porto Limnionas. Una delle gemme segrete di Zante è il pittoresco Porto Limnionas.
Porto Limnionas è un altro meraviglioso luogo da visitare durante le vostre vacanze in Grecia a Zante. Lo troviamo sulla costa ad ovest dell'isola a circa 7 km dal villaggio di Agios Leon ed è considerato uno dei posti più celati ed attraenti di Zante, quasi come un ultimo piccolo angolo di Eden ancora nel suo stato naturale. Un particolare fiordo simile a quello di Porto Roxa, che lo troviamo a 2 km sotto, è di una bellezza estrema. Mare limpido e turchese tra falesie di roccia bianca punteggiate da verdi alberi, danno vita a questo miracolo della natura. La sua forma ricorda più un lago incastonato tra le montagne con nel mezzo una laguna. Porto Limnionas è adatta a chi ama nuotare e, visto la profondità delle acque, è consigliato solo agli esperti e a chi piace fare snorkeling. Il fondale è ricco di pesci e di grotte segrete tutte da esplorare. Maratonisi. Non possiamo lasciare Zante senza visitare l'isola delle tartarughe, conosciuta anche come Maratonisi. Questa piccola isola è un rifugio protetto per le tartarughe marin caretta caretta. L'isola di Maratonisi è un'isoletta nella baia di Laganas, distante poche miglia marin dalla costa meridionale di Zante. La spiaggia dell'isola di Maratonisi è considerata una delle più belle di Zante ed è tra quelle che rientrano facilmente nell'immaginario collettivo di paradiso in terra. Qui il mare ha sfumature cromatiche mozzafiato, tra il verde e l'azzurro nei pressi del litorale, di un intenso blu elettrico al largo. Essendo parte del parco marino e area protetta, la spiaggia è accessibile fino a 3 metri dal bagnasciuga e una corda ne segnala il limite. Le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline creano un ambiente idilliaco per fare snorkeling e avvistare queste affascinanti creature marine. Prima di proseguire il nostro viaggio, non dimenticare di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di attivare la campanellina delle notifiche. Condividi la tua esperienza con noi e lascia un commento qui sotto. Troverai anche una guida, appositamente scelta da noi in descrizione, ti basterà solo cliccare sul link. Adesso sei pronto ad assaporare le fantastiche spiagge della Cefalonia? Non te ne andare, ora arriva la parte più bella. Assos. Assos è un affascinante villaggio situato sulla costa occidentale dell'isola greca di Cefalonia. Questa pittoresca località è circondata da una scenografica baia e da una collina con una fortezza veneziana ben conservata che sovrasta il paesaggio. Le stradine lastricate conducono a piccoli negozi, taverne e caffetterie che offrono una piacevole atmosfera di relax. Assos è rinomata per le sue acque cristalline e per le spiagge di ciottoli nascoste tra le rocce. È il luogo ideale per gli amanti della natura e per coloro che cercano tranquillità, bellezza naturale e autenticità nell'isola di Cefalonia. Spiaggia di Fteri. La spiaggia di Fteri è una bellissima spiaggia situata sulla costa nord-ovest dell'isola di Cefalonia, in Grecia. Caratterizzata da acque cristalline, ciottoli bianchi e scogliere imponenti, Fteri Beach offre uno scenario mozzafiato e un ambiente naturale intatto. La spiaggia è immersa nella vegetazione lussureggiante e circondata da una tranquilla atmosfera selvaggia. È una destinazione ideale per gli amanti della natura e coloro che cercano una spiaggia più isolata e meno affollata. Si consiglia di portare con sé tutto il necessario, poiché non ci sono strutture turistiche o servizi nelle vicinanze. Argostoli.
Argostoli è la capitale e il centro principale dell'isola di Cefalonia, in Grecia. Questa vivace città portuale offre una combinazione di fascino tradizionale e modernità. Lungo il lungomare, potrai ammirare le maestose palme e goderti la vista sul mare Ionio. La città vanta una varietà di negozi, caffetterie, ristoranti e taverne dove è possibile assaggiare la cucina locale. Uno dei punti di riferimento più noti della città è la Lanterna di San Teodoro, una struttura iconica situata sul lungomare di Argostoli. La lanterna è una vecchia torre faro risalente al 1829, che aggiunge un tocco di fascino storico al paesaggio costiero. Spiaggia di Myrtos. La spiaggia di Myrtos è una delle spiagge più famose e iconiche dell'isola di Cefalonia, in Grecia. Situata sulla costa nord-ovest dell'isola, Myrtos è famosa per la sua bellezza mozzafiato e il suo paesaggio spettacolare. La spiaggia è caratterizzata da ciottoli bianchi che contrastano con il mare azzurro intenso, creando un'immagine da cartolina. Le ripide scogliere che circondano la spiaggia aggiungono un elemento di grandiosità al panorama. Myrtos è una meta ideale per chi ama il sole, il mare e la natura incontaminata. Tuttavia, le correnti marine possono essere forti, quindi è consigliabile fare attenzione durante il nuoto. Spiaggia di Petani. La spiaggia di Petani è una bellissima spiaggia situata sulla costa occidentale dell'isola di Cefalonia, in Grecia. Caratterizzata da ciottoli bianchi e acque cristalline, Petani offre uno scenario incantevole e una tranquilla atmosfera. Le acque turchesi sono ideali per il nuoto e lo snorkeling, mentre la spiaggia è perfetta per prendere il sole e rilassarsi. Le scogliere che circondano la spiaggia offrono una vista panoramica mozzafiato sulla baia. Ci sono anche taverne e bar lungo la spiaggia dove è possibile gustare la cucina locale e rinfrescarsi con una bevanda. La spiaggia di Petani è una destinazione ideale per coloro che cercano una tranquilla e affascinante esperienza balneare a Cefalonia. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi di queste isole greche. Speriamo che questa guida ti sia stata utile per pianificare la tua visita e che hai apprezzato le meraviglie di Zante e della Cefalonia. Se ti è piaciuto questo video, e per scoprire quale sarà la prossima meta, iscriviti al canale. Non dimenticare di lasciare un like e un commento, facci sapere qual è la prossima meta che vorresti scoprire. Ci vediamo al prossimo video. A presto!